E allora io ho pensato, anche con Evelina, di fare, vedi, io ho già preso un panettoncino e poi, non so, ognuno nelle nostre case, in compagnia con voi, facciamo un piccolo brindisi. Chi vuole con l'acqua, con lo... capito? No, l'acqua non è cerchiamo buona. Porta sfortuna con l'acqua. Allora un po' di vino, non so, oppure, spumante. Insomma, quello che volete. No, non c'è, ecco. Ci sono i spumantini, quelli piccolini anche. Quindi adesso che ci siete tutti, siete avvisate. Almeno io questo qui l'ho trovato al mio Unes, così piccolino così. Perché poi io, non, essendo sola, cosa vuoi che mangio? Insomma, quando ne mangio una fetta e poi un'altra. Katia, arriva Katia. Dai, Katia. Glielo ridiciamo poi a metà lezione. Allora, cominciamo, ragazze. Sì. Allora, Va bene. per oggi, ricordo sempre che c'è la registrazione, potete, se avete perso qualche cosa magari, potete andare su Resta in Zona 6, quel link che vi ho mandato, e vedere la registrazione delle lezioni, precedenti, anche dell'ultima lezione, ok? Lo ricordo perché può servire, insomma. Allora, Resta in zona 6, bisogna andare. Sì, l'ho mandato, no? Poi comunque lo diciamo di nuovo. Allora, oggi facciamo un esercizio. Io adesso giro dalla parte di là e vediamo cosa si può fare. Arrivo, perché se no queste luci. Allora, questo, aspetta, diciamo così, che se no non vedo quello che vi faccio vedere. Quindi devo togliere questo, abbassarlo, qui è una roba. Giulia, Giulia, sono Teresa. Non è a fuoco, Giulia. Giulia, non è a fuoco. È suo caso. No, 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 ragazze, io non tocco niente. Non è possibile, perché io non ho toccato nulla. Era a fuoco venerdì. Ma non è stato toccato, eh. No, no, Giulia è molto sfocato, sì, c'hanno ragione. Non è a fuoco. Sì, c'è la nebbia. C'è la nebbia. Ma prova a pulire la telecamera davanti, l'obiettivo. Prossima volta faccio la conferenza di ballo, almeno non ci sono questi problemi. Adesso la telecamera non si può regolare. Non è l'obiettivo, credo sia la telecamera a questo punto. È come la macchina fotografica, bisognerebbe regolare il fuoco. Sì, ma a dirlo c'è la manopolina intorno alla videocamera? Non c'è una manopolina, una qualcosa per mettere a fuoco? Questa è quella telecamera nuova, eh? Sì, la nuova, ma comunque la volta scorsa andava bene. Ma io non l'ho toccato, ragazzi. Il fuoco, andata. Prova a allontanare, riesci a allontanare un po'? Non deve toccare niente, deve usare la manovellina. Non registri niente? Dicevi così, guardate un po'. Non è a fuoco. Sto muovendola. Non è che devi muovere la telecamera. Allontanarla o avvicinarla. Ora avvicinarla oppure allontanare. Prova. Ma non si può, ragazzi. Non può, è fissa. Ah, è fissa. E allora è da regolare il fuoco. La messa a fuoco. Sarà una manopola. Sono autofocus, deve inquadrare. Come mai? Dico una cosa.
utente o più vicino. Di solito sono autofocus le telecamere. Dovresti provare a inquadrare qualcos'altro con la telecamera. Intanto ho preso la luce principale, guardate il colore che ha. Vedete? Adesso è bella tutto. Appunto. E non vediamo niente. La visione così. Ragazze, Eppure la volta scorsa si vedeva benissimo. Benissimo. Fatto delle spese, non è che non... Allora, scusate un secondo, chiudiamo un attimino gli audio. Facciamo così. Ah sì, perché c'è scritto anche lì. Ora, Giulia, ascoltami attentamente. Dimmi com'è fatta questa videocamera. C'ha una monopolina sopra? Una sorta di zoom che si può girare, che mette a fuoco o fa l'immagine nitida? Una monopolina, ma non la vedo. Cioè, se io sposto tutto, la sposto, eh. Poi dopo la rimetterlo. Allora, vediamo. Ma guarda. Sì, c'ha una cosina di fianco, ma io la tocco, ma non va. Vorrei... Siete sicuri che non è un problema del collegamento? No, è della telecamera. Possiamo anche fare la prova, rientra, cioè esci e rientra, però ho dubito. Dai, proviamo, dai. Io non ho toccato nulla. Sono oggetti particolarmente delicati tu. Anche perché prima ti vedevamo benissimo quando eri tu. Ho capito, però non è... Cioè, questa per me è una nuova sorpresa, quindi... Questa sono io, Un po' meglio. Un pochino meglio si vede adesso. Ecco, così benissimo. Ma io non posso... Sì, bene. Le mani, eh? No, adesso no. Ma non posso far diverso, ragazze. Ce l'ho sul tavolo io il lavoro. Un momento. Ma porca miseria, ma... Signor, come mai? Adesso facciamo... Qui non c'è altro. Oh, l'ho provata, l'ho riprovata, forse adesso a vedere non ci vedrete, no, sicuramente, perché è solo, ma forse voi siete, questo lo vedete? Sfocato. Non è a fuoco, non è a fuoco, è sfocato. La manopola del fuoco ci deve essere. Guarda, Giuseppina, vieni qua tu, cosa vuoi che ti dica? Io faccio quel che posso, non c'è niente. Scusa, non puoi avvicinare il foglio, magari metti un libro di sotto. Ma devo lavorarci io nel foglio, tu. Però così è sfocato. Non è il suggerimento giusto, Allora vediamo, rispengo, vediamo un po'. Giulia, mi fai un favore, esci e rientra. Sì, infatti sto staccandola, è vero, sto staccandola. Vediamo un attimino io e te. Che se no tutti questi consigli faccio solo confusione. Perché poi uno deve essere qua, eh. Ecco, adesso si vede bene, adesso va meglio. Adesso è a fuoco. Allora era solo da staccare e attaccare, capito? È andato. Adesso è a posto? Ok? No, rimetti, Maradona era a fuoco, adesso no. Ma ragazzi, aspettate un attimo. Lo sapete che qua... Quando è così leggero, non potete vederlo bene. Non c'entra niente. Questo lo vedete? Questo. Adesso è un po' il fuoco, sono tutti sfocati. Adesso va meglio.
Adesso ok? Ecco, adesso ok, ma io devo andare su questo lavoro. Però il disegno non si vede bene. Oh, ma ve l'ho già detto molte volte che il disegno... Andava bene prima, ma una marea di persone che stanno parlando. Aspettiamo un secondo, stiamo dando tanti consigli, dispendiamo tante energie. Allora, nel momento in cui abbiamo messo a fuoco un'immagine, adesso questa non riesce a mettersi a fuoco. Giulia, non tocchiamo la videocamera. Allora, rimetti di nuovo Maradona. Toccarla, poi la sballo del tutto. Rimetti Maradona un attimo. Ok, cerchiamo di mettere a fuoco quella, vediamo. Ok, adesso proviamo a giocare con la videocamera. Appena mette a fuoco e rimettiamo l'immagine del disegno, perché è come se la videocamera andasse a focalizzare l'obiettivo, quindi ci mette un qualche secondo. Se togliamo ogni volta le immagini, impazzisce. Esatto, impazzisce. Ecco. Ecco, vedi, piano piano sto cercando di focalizzare. No, voglio far capire. Adesso è molto sfocata. Non so cosa dire. Il video è evidenziato per tutti gli utenti della riunione. Ok. Eh sì, sfocata. No, quello non c'entra, una cosa di Teams. No. Provo a muovere la videocamera adesso. Com'è? Prova a muovere un po' la videocamera, l'obiettivo, la morcolina. Collegarlo o ricollegarlo? Sì, fai questa prova se è prima migliorato. Un attimo. Collegarlo e ricollegarlo. Com'è? Io dato che lo vedo talmente tanto piccolo. Adesso è ok. Ok. Adesso per favore dovete presentare. Giulia, adesso aspetta che disattivo un attimo gli audio. Ok, allora. L'audio, se togli l'audio... adesso questa prima immagine, cioè arriva il disegno. Sì. Fermiamoci un secondo, vediamo se prova a metterla a fuoco. Esatto. E poi chiudete tutti gli altri audio perché sì, sì, sono chiusi. Togliamo Maradona e arriviamo al disegno. Togliamo Maradona. Ok, attendiamo un secondo, diamogli il tempo, perché mi sembra che stia mettendo a fuoco. Gli altri cosa dicono? Riuscite a vedere la casa, le montagne, si l'albero? Si vede, sì. Meglio, sì. La casa si vede, sì. Poi ovviamente, essendo un tratto di matita, si vedrà un po'... di meno rispetto a venerdì, però già il fatto che riusciamo a distinguere gli elementi del paesaggio credo che sia un ottimo punto. Allora, ragazze, ascoltate, per favore non accendete gli audio perché può danneggiare il fatto della visione, va bene? Evelina, magari mi guidi tu. Allora, io ho fatto... Sì, tanto ci sono. Grazie. Se hanno delle domande, alziamo la mano e li chiamiamo singolarmente. Perché se no, se tutti parlano, qui va tutto... non si vede più niente, insomma. Allora, a questo punto, io ho fatto delle montagne in orizzonte, una specie di agglomerato di case, cioè mi sono anche un po' portata avanti proprio per evitare di perdere tempo, l'abbiamo perso ugualmente, causa la teca. Ecco. E adesso qui c'è la linea d'orizzonte e le montagne. Qui ho messo il punto di fuga, come vi avevo spiegato le altre volte, no? E qui facciamo così. Allora,
fila di alberi. Ma ne facciamo anche un po' qua. Dai. Qua. Poi questo magari lo portiamo qua. Questa praticamente è una strada. Adesso vado. A pulire. Allora la luce la facciamo venire da questa parte. Puliamo dalla parte buia. Allora, questo albero io l'ho mandato fino al punto di fuga, questa linea del punto di fuga. Anche qua uguale, però l'albero là in fondo non è vero che è piccolo, è proprio una questione di prospettiva, no? L'albero là in fondo non è piccolo, è grande come tutti gli alberi. Qui ci sono il cespuglio, qui c'è un altro albero un po' più distante, piccolo. Andiamo a lavorare le case. Nella parte buia dovete fare il tratteggio.
bocca. Adesso questa qui. Un po' si parla così. Anche questi alberi, alberi, qui in lontananza e quelli in soffrino in primo piano. Ecco, questa è l'imbastitura del vostro lavoro. Vediamo se riesco. Il carboncino un pochino più piccolo. Per fare la dimensione dei monti. Potevo farli prima, questi. Ma ero talmente agitata per questa telecamera che poi io penso che sia stato tutto il vostro sacrificio, che non è possibile che poi sia andata a posto. Questo è un campo di, come dico sempre io, di ravizzone, perché a me piace molto. Quei campi gialli, vivi. Delle montagne, degli alberi in prospettiva aerea lontani. Ti vedo, non ti vedo. Molto impercettibili proprio, arbusti e roba varia. Per dare la prospettiva lontana questo, eh. Allora, qui ci sarà un centro, qui ci sarà ecco. Thank you.
c'era una luce, un'ombra, non una luce, un'ombra, che crea questi alberi, che creano questi alberi, questi arbusti qui in primo piano. E anche di qui lo stesso. Parte da qui e di là. Primo piano ci sarà anche questa declivio. Qui bisogna creare dei primi piani un po' forti. Ecco, è così. Non c'è un perché, è così. Poi a quel punto vi divarete voi, fare gli arbusti, fare le cose. Ecco, allora adesso gli alberi si possono anche rafforzare, soprattutto questi in primo piano. Un po' meno, e qualche cosa qua primo piano, un po' di più. Gli arbusti in primo piano considerate che sono sempre più alti di quello là in fondo, vedete come vado giù piatto. Ecco. Magari per vederti meglio qui si può fare anche degli arbusti così appena appena percettibili in questo punto, per dare un'idea, no? Perché c'è del verde anche qua, questo punto. Poi io lo giro. Vediamo un po', questo è. La scenografia. Adesso prendete un pezzettino di carta, per non sporcarvi troppo le mani, le dita, e cerco di fare in fretta perché devo dare tempo a voi poi di farlo. Morso un pochino laggiù in orizzonte. Ecco.
terra porto queste nuvole qui. Anche la nuvola ha una sua tridimensione perché sotto è scura e sopra è chiara. Qui sta arrivando uno di quei temporali che non ti dico. Ok, filmate. E adesso ve lo metto bene lì. Ecco qua. Ah, ecco, questo che mi stavo dimenticando è l'ombra delle calde. Questo me lo stavo dimenticando perché con la, vorrei fare presto, dato che abbiamo un'ora, quindi voler fare presto, le calde creeranno naturalmente un'ombra in questo punto, perché questa qui è la parte buia e quindi proiettano l'ombra da questa parte, no? Come anche questa. Ok. No. Vuoi capire se lo vedete tutti? Insomma, ci ho messo mezz'ora, no? Quindi anche voi avete una bella mezz'ora da poter sfruttare. Giulia, scusa, puoi spostare in alto un po' il disegno? Un po' più su? Vediamo. Adesso lo posso fare perché non lo lavoro, ma... Sì, un po' più su, Sì, però quando io lavoro non posso spostarlo. Qui ci metto una cosa. Va bene. Sì, no, perché c'ho la striscia. Poi un pelino più sinistra. Un pelino più a sinistra. La mia sinistra? Questa è la mia destra. Questa è la mia sinistra. Ok. Da qua a sinistra. Di qui? Sì, di lì, di lì. Così? Ancora? Okay. Basta. Okay. Perfetto. Okay. Grazie, Giulia. Allora, facciamo una bella foto. Ricordatevi di spegnere l'audio perché abbiamo capito che sono tutti i vostri audio. Infatti, leggendo le istruzioni di questa telecamera, c'è scritto che tutti gli audio accesi possono danneggiare la vista.
adesso mi vado a lavare un attimo le mani. Ne approfitto che siete in 17 adesso, ad alcuni l'avevo già detto all'inizio, mentre a quelli che sono arrivati adesso ve lo dico, che la lezione dell'8 non ci sarà. 7-8. Eccomi qua. Thank you.
Giulia, se sei d'accordo, poi se qualcuno ha già terminato e vuole far vedere il lavoro, iniziamo, va bene? Tanto bagnavo per l'acquarello. Io sono d'accordissimo, perché oltretutto questo silenzio, peccato Evelina, che non possiamo metterci una musica della zona 4, non c'è una musica della nostra zona, no? Non c'è qualcosa da non pagare i diritti d'autore, no? Non so se c'è, ma sto pensando, non saprei. Un jingle. Penso che su qualsiasi cosa che andiamo a mettere vorranno copyright su YouTube. Scusa, ma se è roba nostra, no? Ma non abbiamo niente di nostro, quello era il senso. Meno che tra i nostri partecipanti non c'è qualcuno che compone musica. Se volete, accendo la radio, Radio Italia, solo musica italiana. Pure, ti dobbiamo pagare i diritti d'autore. Pino, stiamo dicendo che ci fanno pagare i diritti d'autore. Ah sì? Certo. Diciamo che quando abbiamo messo l'altro video di acquarello, inizialmente c'era una parte che ha sospeso, cioè non ci ha fatto caricare la registrazione della lezione, perché diceva che essendoci stata la musica di sottofondo, non mi ricordo adesso. Avevo messo i Beatles. Ecco, stavano chiedendo di, diciamo, no, della protezione del copyright, quindi non ce l'avevano fatto caricare. La radio succede la stessa cosa. Ma non lo so, se era una non lo so, era una così una domanda. Perché la musica aiuta moltissimo, a concentrarsi, non c'è questo vuoto. Sai, Evelina? No, concordo. Sto pensando come possiamo fare, però non mi viene in mente, perché qualsiasi cosa andiamo a mettere è sempre che qualcuno l'ha composta, quindi ci sarà sempre il copyright. Lili, voleva dire qualcosa? Ho visto che ha alzato la mano. Sì, no, volevo dire che io da me la musica la metto, se ognuno si mette la sua musica col microfono spento, non c'è problema. Giusto, anche, vero. Giusto, vero. Tramite io. Sì, in pratica non la possiamo mettere io e te, che magari facendo l'intervento si sente. Certo. Sai che sono andata un po' in panico per via di questa telecamera. Allora proprio sono tutti gli audio troppo aperti che disturbano, perché anche la luce... Non credo che influisca sulla telecamera, sinceramente, la cosa dell'audio. No? E allora cos'era? Io non l'ho toccata. No, sai cosa ho pensato? Che magari quando hai detto che hai avuto i nipotini, magari correndo, sai, se c'è il filo, anche un pochetto si può spostare. No, qui non si passa, qui io chiudo la porta. No, per carità, se no mi distruggono tutti. No, io chiudo la porta. No, forse sarà che io l'ho spostata per mettere un panno, se no mi sporco il tavolo, no? Magari il filo si sarà smosso un pochetto. Vabbè, ma meglio così, perché sono sempre prove in più che e se non succedono queste cose non sai come risolverle, quindi facciamo sempre esperienza. Solo che io vado un po' in panico, perché quando devo lavorare succede un inconveniente, poi uno dice una cosa, l'altro che non, allora vado in confusione, capisci? Lo so, era per quello infatti che ho detto in panico, cioè se facciamo sono... una alla volta. Se uno è distante non può capire tutto
No, sì, si entra nel meccanismo dell'essere sotto pressione, certo, quindi si fa più danno che altro. Sì, infatti, infatti. Anche perché non c'è nessuno che me lo risolve, no? Quindi inutile. Ma comunque, insomma, mi sembrava strano perché è nuova, e allora la prendevo e gliela riportavo immediatamente. Marina? Sì, volevo dire che in ogni caso si è visto che è davvero un autofocus, per cui si sistemava da sola, senza toccare niente, perché le ultime ormai sono così che hanno l'autofocus e vanno a fuoco da sole, perciò se si sposta un pochino si vede, ecco come va. Sì, ma poi voi avete questa premura, non ci vedo. Abbiate pazienza. No, infatti, bisogna avere pazienza. Quando certo. Io lavoro con la matita, non posso fare dei segni. No, certo. Certo. Non siamo in presenza qua, ragazzi, ve l'ho già detto. Sì. Io vado in panico quando cominciate a dire, ma non c'è, non c'è. Immagino, certo. Veramente, perché dico, cavolo, è nuova. Certo. L'ho appena comperata, ci mancherebbe altro. Poi io ho notato una cosa, che quando c'è la luce centrale accesa, balla. E allora è talmente sensibile, certo, che ho dovuto cambiare la luce, nel senso che ho preso una lampada alogena in sala, l'ho portata di qui e lavoro con la lampada alogena, perché è meno forte della lampada, delle luci del mio studio, capisci? Sì, certo. È una sensibilissima. Sì. E poi il tratto a matita è più leggero della pittura, per cui si vede meno. Basta, ma io l'ho già detto altre volte, però alcuni sono molto impazienti, ma ci vuole il suo tempo. Qui non lavoriamo davvero, non lavoriamo in presenza come quando ci vedevamo, è diverso. Bisogna avere un po' di pazienza. Insomma. Certo, una conferenza molto più semplice, invece le dimostrazioni sono un pochino più complesse, insomma. Exit polling. Amministrazione è stata avviata. Qui abbiamo messo in pratica praticamente tre regole di quelle che vi ho già spiegato praticamente, no, forse una, due. La terza sarebbe la prospettiva, la prima è la prospettiva frontale, lineare, la seconda sono i chiari scuri e le luci proiettate. La terza sarebbe la regola dei terzi, quelle casette lì sono a un terzo del foglio, proprio per non farle centrali come fosse, cioè sono più appetibili messe in un lato come regola, poi ognuno li può mettere dove vuole. Comunque sono praticamente tre regole messe assieme, quelle che state facendo voi adesso. La Lilli diceva, tu Lilli dicevi, che ci vedi bene, spiega un po' perché ci vedi bene tu, anche quando c'è la matita. Senti, beh, perché se inclino, io ho un portatile davanti a me, sì. Quindi se inclino il coperchio, diciamo, lo schermo, verso come se aprissi di più il libro, mi si scurisce lo schermo e vedo di più i tratti della matita. Sì. Capito? Cioè, se vedessi un film lo vedrei male, ecco, sì. Perché vedrei delle indistinte. Invece col tratto della matita, tirando un po' indietro lo schermo,
vedo meglio il disegno. Poi quando tu lo passi col carboncino si vede benissimo, quindi l'ho ritirato su. Infatti io lo dico sempre, aspettate un attimo, insomma, non ci vedo. E io faccio degli schizzi anche molto veloci, no? Proprio per dare l'idea dove mettere la casa, dove praticamente sono schizzi che non ci capirete niente, perché sono schizzi che faccio così in pochi minuti. È chiaro che non li vedete, però se voi aspettate, io rifaccio con i colori più forti, no? Anche l'acquarello è così, l'acquarello guai fare tratti scuri, assolutamente no. Qualcuno è già pronto per farmi vedere? Giulia, posso farti vedere il mio? Sì. Non so se vedi. Sì, insomma. Le casette sì, così vedo bene. Casette sì. Sulla tua sulla sinistra, spostalo un pochino più sulla tua... Giulia, scusami, non sto capendo. Chi è che sta facendo vedere il disegno? Giuseppina? Sì. Okay. Sì. Metto in evidenza lei così si vede. Ecco. Ah. Oddio, la prospettiva degli alberi sulla sinistra... Non è perfettissima, perché se tu tracci una linea, vediamo, questo punto di fuga, se tracciate una linea così e una linea così, Giulia, non ti sento. Dico che questi alberi sono in linea con la linea di fuga. Ti senti? Hai visto? Giuseppina? No. Non ho capito. Ah, sì. Ti ho fatto il segno dove tu devi fare un dato di alberi. Ho visto, sì. È la linea che parte da qui. Così. Gli alberi. Sì. Questo un pochino meno, perché finisce qua. Se io ci avessi messo per esempio questo, lo puoi far arrivare anche qua. È più in alto. È un po' più alto. Più in alto. Sì. Ok. Ok. Va bene. Okay, Giulia, sono Valeria. Oh, grazie. Valeria, scusami un attimo, andiamo per ordine un secondo. Faccio grazie e poi faccio te, va bene? Non avevo visto. No, non ti preoccupare. Grazie, tirami su. Allora, grazie e poi Valeria. Ah, bravo, grazie. Se gli altri al primo piano li mandassi più in su, la prospettiva si allontana. Ma quindi più in alto il primo piano? Sì, perché hai visto qua, no? Guarda, Ah, lì sì. Sì, sì. Guarda dove vanno gli altri. Ah, visto, sì. Sì, sì. Fatti troppo bassi, come se fossi su una collina, li vedi schiacciati. Invece questa è prospettiva frontale, lineare frontale. Questo è giusto perché è in linea con quello. Ma per esempio anche qui io potevo benissimo... Questo fa andare i rami fino qua. Sì. Volendo posso farli senza andare. Ora ce l'ho in una posizione in più giusto. Vediamo che non mi crolli tutto giù. Anch'io, sai, nella fretta. Vedi? Sono gli alberi. Allora. Ah, sì. Ora ti tolgo la riga e vedi come vanno lontani. Sì. Allora alzo qui. Questo volendo, perché potrebbe esserci una linea d'orizzonte anche così, puoi anche mandarlo più su, Sì, certo? Sì, no, l'ho tirato già più su.
se no questo è un altro tipo di albero, perché no? Ho voluto metterci un altro tipo di albero, non è sempre gli stessi alberi. Oh, mamma mia. Giulia, adesso procedo con Valeria, altrimenti non facciamo in tempo a far vedere anche gli altri. Avanti, avanti. Lo vedi? Da Valeria. Lo vedi? Un momento, che la telecamera ha bisogno del suo... Ah, è inquadrato, perché io non... No, ecco qua. Ecco, adesso lo vedo. Sì, sì, adesso lo vedo. Va bene. Va bene. Okay. Sì, sì. Brava, perché tu il secondo albero l'hai mandato all'altezza, sì sì, brava. Sì, l'ho mandato in alto. Brava, sì, va bene, va bene. Bene, allora lo fisso. Sì, fissalo, fissalo. Va bene, grazie. Anch'io lo devo fissare, poi me lo dimentico, devo farlo subito. Allora, adesso Enrica. Grazie. Arrivo, eh. Nel frattempo si asciuga. No, ci risporchiamo di nuovo le mani per l'acquarello. Dimmi, dimmi. No, no, così non lo vedo. Devi metterlo davanti alla telecamera. Ecco, perfetto. Però no, non lo vedo bene. Vedo la nebbia. Nebbia. Sì. Dopo leggero? No, sì. Evelina, anche tu vedi la nebbia? Sì, è sfocata la telecamera. È sfocato, sì, sì, sì. Forse come... tipo videocamera? Certo. Sì, no, non riesco. È un po' sfocato. Un po' sfocato. C'è qualcuno che ti può giusto mettere a posto la telecamera? Non so. Faccio il... Laura. Laura Nicotra, scusami. Sì, Giulia, però io ancora manca la carta. Beh, ragazzi, abbiamo 3 minuti. Lo vedi? No, non vedo niente. Qua? Non vedo niente. A sinistra o a destra? Non vedo niente. Proprio niente? No. No, Laura, solo le sue iniziali, non si vede con la telecamera. È attiva, ecco, adesso sì. Cosa hai fatto? Un po' più al centro. Al centro? No, no. Più a sinistra? Davanti alla tua sinistra. Davanti alla tua. Davanti al tuo. Ancora? No, vedo niente, Laura. Vedo niente. Laura, mettilo davanti al tuo volto. Nascondi il tuo volto. Ok. Oh. Però non riesco a vederlo, è troppo sbiadito. Forse lo devo ripassare. Sì. Ok. Però non c'è tanto tempo, perché dobbiamo cominciare. Adesso? Parello. Adesso lo vedi? È sempre, sì, lo vedo, ma è sempre, cioè non riesco a capirci tanto, ecco. Non si vede, se va bene? Ma sai, se non riesco a vederlo bene, non so dire. Vabbè, niente. Tu dovresti continuarlo, insomma, perché è appena accennato, quindi non riesco a vederlo bene. Chi c'è? Nazareno? Chi c'è? No, abbiamo Laura, l'altra Laura, però deve attivare la telecamera. Laura, sì. Ci sono anch'io. Anche Vilma. Sì, siete in parecchi, non so neanche se ce la facciamo. No, non credo che ce la facciamo. Laura? Mi vedi Giulia? Sì, ti vedo. Sì, sì. Beh, la prospettiva l'hai fatta bene. Le casette sono molto, molto piccole e poi sono, dato che sono in avanti, se tu le mettevi grosse così, un po' più sulla linea d'orizzonte, era meglio. Capito? Parli con Laura, con me? Laura, sì, parlo con te. Ok, non ti sento poco. Le casette piccole non sono, sì? Non sono proporzionate lì in quel punto. Li dovresti mettere sulla linea circa sulla linea d'orizzonte. Perché sennò sono sproporzionate con gli alberi, insomma.
Ok, va bene. Grazie. Ciao. Posso fare vedere il mio? Io ho Nazareno adesso in visione. Velo veloci Nazareno perché abbiamo poco tempo. Sì, è scaduto, sono le tre. Allora ragazzi, facciamo una cosa, Evelina. Beh, sì, vedo, ma non vedo, è tutto appannato. Nazareno, fa una cosa, fallo, continualo a casa e poi dopo la prossima settimana cerchiamo di guardarlo, no? Hai fatto un grattacielo lì, mi pare. Va bene? Ok. Poi chi ci sarebbe ancora? Le Vilma. Guarda. Sono qua. Sì, c'è Rossana, Lili, Marina, Anna, Teresa, Alessandra e Clara. Allora, facciamo così. Dato hai visto? Se sei d'accordo, Evelina, dato che è scaduta l'ora, queste cose li vedrò la prossima settimana. Cioè, la prossima, sì, o magari se riusciamo nella prossima, visto che abbiamo un'ora e mezzo, un'ora e un quarto abbondante, facciamo li vediamo. Poi mentre lavorano, oppure quelle cose. Intanto continuatele, va bene? Ok? Sì. Allora, ragazzi, avete sentito tutto? Vediamo lì ad Acquarello. Mi raccomando, per chi non ci sarà poi la prossima volta, l'8 non c'è lezione. Sì.